comuni di Rotonda e Vigianello chiuderanno per protesta contro lo sciopero degli autotrasportatori dell'indotto della centrale Enel del Mercure di Leino Borgo, che da ieri hanno bloccato l'autostrada Salerno-Reggio Calabria tra Mormanno e Lauria. I due sindaci, Vincenzo Corraro e Giovanni Pandolfi, hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine perché ritengono che con la forza si vogliono esercitare indebite pressioni sulla magistratura. Il Consiglio di Stato l'8 aprile dovrà pronunciarsi sulla riapertura o meno dell'impianto riconvertito a biomasse. Rifiuti, ogni comune sceglierà autonomamente dove portare l'indifferenziato e si muoverà per quantificare costi e ottenere autorizzazioni. E quanto vogliono fare i sindaci dei comuni del Poldino e dell'Alto Ionio Cosentino, riunitisi a Castrovillari per affrontare l'emergenza dettata dall'occupazione della discarica di Bucita a Rossano Calabro. Il maltempo, e secondo quanto supposto anche l'opera dell'uomo, ha ostruito la stradina che conduce alla cappella privata dell'Eterno Padre nelle vigne di Castrovillari. L'edificio religioso, che sorge sulle sponde del fiume Coscile, poco più sotto della centrale idroelettrica dell'Enel di Santa Venere, non si può raggiungere per via dei massi depositati sotto il pilone dell'autostrada e del fango che impedisce il transito delle autovetture.